Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Certamente nessuno di noi immaginava il successo sonoro di quel film, non solo il successo visivo. Il film è uscito ormai 11 anni fa e ancora oggi per strada, insomma, ci fermano, mi fermano per la solita battuta, dice la dottor Ciafafra, insomma, sicuramente quel film mi ha dato una grandissima popolarità e ha dato anche un grande, grandissimo risalto al doppiaggio. Non si nasce doppiatori. Per essere dei doppiatori bisogna essere innanzitutto degli attori. Quindi diciamo che se fino a un po' di anni fa questo lavoro veniva preso più seriamente, ora è un pochino più preso superficialmente, quindi sono nate troppe scuole di doppiaggio, alcune di queste un po' a scopo di lucro, che quindi come dire, approfittano di persone che magari incuriosite da questo lavoro, con l'avvento di tanti cartoni animati, eccetera, pensano che fare il doppiaggio sia una cosa così. Come in tutte le professioni, c'è chi guadagna di più, c'è chi guadagna di meno, c'è chi non guadagna perché spera sempre di arrivare laddove magari non può arrivare per mancanza di talento, per mancanza di fortuna, per mancanza di opportunità. La figura del doppiatore proprio non esiste, non c'è. In Italia ci sono attori che si prestano poi in attività di doppiaggio, ovviamente grazie al cielo che c'è questo mestiere in Italia che dà la possibilità quindi a tantissimi attori di poter continuare a fare quello che più amano, che poi è il teatro alla fine. Non sempre le persone brave stanno a microfono, purtroppo tante volte succede che invece ci troviamo a microfono delle persone che assolutamente dovrebbero fare un altro lavoro. Poi in più ci sono le scuole di doppiaggio, dove alcune sono valide sicuramente, ma altre sono veramente a scopo di lucro e prendono in giro questi giovani che cercano, non so perché approdano al doppiaggio, magari veramente per curiosità, così, e poi entrano in sala e sono un disastro, insomma, ecco. Quindi bisognerebbe avere il coraggio di dire: guarda, vuoi fare davvero il doppiatore? Allora studia, come per fare il medico, l'insegnante, qualunque altro lavoro, però per rispetto verso il nostro mestiere, che non è così. Soldi ce ne sono pochissimi, diciamo che anche le committenze tentano di pagare il meno possibile, fanno delle gare da appalto, fanno delle gare di appalto allucinanti, dove spesso prendono chi offre a meno e l'imprenditore, il piccolo imprenditore, il grande imprenditore si trova davanti a dover fare sconti, e a un certo momento, fatti tutti gli sconti, c'è il muro comunque del contratto nazionale di lavoro che dice che l'attore, il doppiatore deve essere pagato così, secondo una normativa in vigore, eccetera. A quel punto succede che cosa? Che il mercato si rompe. Ed esistono quelli che io già 5 anni fa denunciai come i cinesi del doppiaggio, cioè quelle case che non tengono conto assolutamente della normativa di legge, non tengono conto del contratto, offrono ad attori e a doppiatori di fascia media, intermedia e piccola di lavorare in condizioni un po' birichine. Il doppiaggio in realtà è in aumento nel mondo, al contrario di quello che si possa pensare. Oggi si doppia in Germania, in Francia, in Spagna, in India, in Giappone, adesso addirittura nei paesi arabi stanno cominciando seriamente a pensare di doppiare i loro prodotti. In Inghilterra negli ultimi anni forse è stato proprio Benigni ad aprire la strada con il suo film La vita è bella, che quando si è trovato a Londra a vedere alla sua prima il film e tutti leggevano, lui fece fermare tutto e chiese di poter doppiare il film, infatti credo sia stato il primo film straniero doppiato in Inghilterra, quindi
è una tendenza, invece c'è una controtendenza. Certamente il doppiaggio è un ibrido, siamo perfettamente d'accordo, però è comodo, diciamo che è comodo.